Abbiamo con noi il signor Murada del Rotary Monza Ovest. Voi siete uno dei vari club di servizi che sono promotori di questa iniziativa? Sì, praticamente un anno e mezzo fa abbiamo iniziato questa iniziativa e con noi poi dopo hanno aderito tutti e cinque i Rotary Club del territorio e poi anche Innerwheel, Sor Optimist, Fidapa e Anaci. Cioè oggi siamo e poi i Club Leo, i giovani dei Lions Club e anche i giovani del Rotaract. Praticamente siamo più di 10 club che operano come servizio per vedere di fare così un recupero di un senso civico ormai perso, per cui facciamo ogni tanto manifestazioni come queste e oggi siamo qui all'Olivetti dove i ragazzi della scuola hanno pulito praticamente la loro scuola. Ecco, con noi abbiamo anche il signor Vago che è stato un po' il promotore. Com'è nata questa iniziativa? Un paio d'anni fa, quando Alceste Murada era presidente della Rotary Monza Ovest, parlando in consiglio ha detto: ma non abbiamo qualche idea originale per non fare sempre le stesse iniziative pregevolissime, ma sempre più o meno quelle? E io gli ho chiesto se non potevamo cercare di affrontare questo problema, perché è un problema che veramente mi disturba e mi sta a cuore, perché vedere le nostre città conciate in questa maniera, deturpate e maltrattate, non mi sembrava corretto. L'ho proposto, è stato sposato da tutti i partecipanti del consiglio, in prima persona dal presidente, che è stato molto molto disponibile a seguire questa iniziativa. Siamo partiti e l'abbiamo fatto. Ormai è passato un anno e mezzo e devo dire che la cittadinanza ci sta seguendo molto, i risultati si vedono e siamo contenti. Oltre all'Istituto Olivetti però avete anche avuto altri luoghi di pulizia, diciamo. Sì, di pulizia abbiamo iniziato a maggio con l'edicola del Ponte dei Leoni, che era un'edicola conciatissima in pieno centro, e l'abbiamo pulita sotto una pioggia torrenziale, però siamo riusciti a fare un buon lavoro, e dal 12 maggio che è ancora pulitissima, nessuno l'ha più toccata, perché sporco chiama sporco, pulizia viene rispettata. Poi abbiamo fatto in ottobre l'ufficio di igiene come pulizia, anche lì ha partecipato anche sindaco e è stato molto bello, perché grazie a quell'iniziativa ha deciso di coinvolgere tutta la città per il 7 di aprile, che ci saranno le pulizie di primavera e che verranno coinvolti tutte le scuole, tutte le associazioni, per dare proprio un segnale importante alla città, e credo che sia un po' il nostro fiore all'occhiello questa cosa. Abbiamo con noi il dottor D'Alfonso, che è il preside dell'Istituto Olivetti. Bene, questa iniziativa come è sembrata a voi? A noi è sembrata buona, nel senso che 2 anni fa, quando vi abbiamo aderito, avevamo già individuato gli elementi positivi che l'iniziativa avrebbe potuto apportare. L'anno scorso ci siamo limitati a un'attività di conoscenza, nel senso che i responsabili del progetto hanno incontrato delle nostre classi, con loro in pratica hanno analizzato e discusso un po' il problema. Quest'anno abbiamo pensato di passare a una fase operativa. Questi sono graffiti, questioni, parete sporche da parecchio tempo, il quadro di là risale addirittura al 2004, quindi sono 9 anni che sono lì, nessuno ha pensato mai di pulirli. Essenzialmente ci facevano un po' danno all'occhio, ecco, l'occhio non aveva una grande possibilità di funzionare bene, e con loro abbiamo deciso di pulire i muri. Con noi
abbiamo anche Simone Milesi che ha fornito un po' gli strumenti per questa pulizia. Una parola tecnica su questi vernici per coprire i writers. Sì, sono vernici speciali che servono per togliere le scritte, inizialmente per coprirle e poi dopo una semplice pittura alla farina di quarzo possono andare a ricoprire. Devo ringraziare i club di servizio che hanno contattato l'azienda nostra, l'azienda Milesi, proprio per, come sponsor tecnico delle iniziative. Anche noi crediamo fondamentalmente in questa iniziativa perché imbrattare le facciate non crediamo che siano delle opere d'arte. E un applauso ai ragazzi che spero di trovare nei cantieri perché sono bravissimi e sono stati dei grandissimi collaboratori. Grazie. Noi abbiamo anche Doda Fontana dell'associazione Soroptimist. Qual è stato il vostro impegno? Il nostro impegno innanzitutto è partito fin dall'inizio quando si è formato questo gruppo e in cui è stato dato l'impegno costituire il nostro Soroptimist preciso. Ha avuto l'incarico, a parte di una manifestazione, l'incarico di avere i contatti con la Santa PR. Siete fatto non solo, ma non siamo stati reattivi come tutti gli altri in qualsiasi manifestazione. Piazza Challenge!